Buonasera e benvenuti a tutti. Sta per cominciare Chelsea-Tolosa. Chelsea in tenuta nera che attaccherà da destra verso sinistra e toccherà il primo pallone di gioco e Tolosa in divisa classico bianca. L'arbitro chiede l'ok ai portieri e si comincia. Ne è giostrato subito il primo da parte del Chelsea che prova il possesso palla. Va dalle parti di Domenici, ma il pallone viene intercettato dalla retroguardia del Chelsea che va adesso con Carbone, possesso di palla di Placido, possesso palla perso e c'è pronto Caprioli. Caprioli va in profondità da Domenici che non riesce a deviare bene il pallone e la palla termina sul fondo, ingannato dal compagno. E allora è fallo laterale Chelsea da buona posizione con il possesso di Lodi che scende il pallone però. E allora Caprioli la domestica e riesce ad andare bene dal compagno sull'audi sinistra. Adesso Domenici. Domenici chiede una linea di passaggio, poi trova Caprioli che impegna Lodi in calcio d'angolo. Pallone che è arrivata di Placido, poi riesce ad andare dal compagno. Buona la combinazione. Pallone che arriva a Morganella che riesce da sottoporta a segnare il gol dell'1-0 per il Chelsea. Viene messo in mezzo, non riesce nella spizzata in maniera corretta Scuteri. E allora fallo laterale per il Tolosa. Presenta Savalli, la chiede Caprioli, viene pressato da Morganella. Caprioli la perde, arriva Di Placido a dargli una mano. Buono Di Placido per Scuteri. Scuteri riesce a mandare il pallone in profondità. Poi arriva il dribbling sul portiere da parte di Lodi che mette la palla alta sopra la traversa. Conquistato questo calcio di punizione con Caprioli, va però Cascioli, altissimo e potente sopra la traversa senza sfruttare questa opportunità d'oro per pareggiare i conti. Allora si va subito da Di Placido. Di Placido adesso va da Passacantilli, scambio tra i due, poi c'è Cascioli, ma Dominici arriva a questo pallone che deposita sul fondo. Buona la palla in profondità che però viene bloccata. Adesso Savalli va da Caprioli, ma la palla non riesce ad addomesticarla e allora Di Placido, possesso di palla per lui. Buono lo scambio di Di Placido che poi va col mancino. Bella la combinazione, poco meno la realizzazione. Palla che finisce alta sopra la traversa. Adesso Dominici, la palla in profondità per lui su rinvio dal fondo proprio di questo pallone di Di Placido che aveva sbagliato e c'è il gol del pareggio del Tolosa da parte di Dominici. Calcio di punizione, pallone potente e Carbone beffa tutti, compreso il portiere con questo bel calcio di punizione. E riporta in vantaggio il Chelsea. Sarà probabilmente uno degli ultimi palloni giocati di questo primo tempo. Pallone profondo da parte di Didoro per Domenici. C'è Carbone, viene reclamato un tocco di mano, ma si continua a giocare con Passacantilli che va da Morganella, viene fermato da Savalli, ma arriva il duplice fischio dell'arbitro che manda tutti a riposo sul risultato di 2-1 per il Chelsea. Tutto pronto per la ripresa del gioco tra Chelsea e Tolosa. Tolosa che tocca il primo pallone del secondo tempo. Squadre che si sono invertite. Vediamo un po' cosa avranno da dirci da qui a fine partita. Caprioli, possesso palla, viene pressato da Di Placido. Caprioli viene raddoppiato anche da Scuteri. Pallone che finisce in fallo laterale. Ma il mancino mette il cross e ferma tutto quanto Carbone in corner. Ha
Adesso va. Corner viene battuto. Cascioli! Scusate, Caprioli apparecchia il destro e porta al gol del pareggio il Tolosa. Adesso Giannini, fallo laterale per Di Placido che prova a coordinarsi, però viene respinto tutto quanto. Morganella comunque riesce a mantenere il possesso del pallone, che supera un avversario e con il destro mette in rete il gol del 3-1 per il Chelsea. Scusate, 3-2. E impegna il portiere che non riesce a bloccare il pallone. Adesso va Cascioli, possesso di palla, viene fermato da Scuteri con un tackle e fallo laterale. Ci pensa Tranquilli a batterlo. Adesso va Micheli, poi la palla di ritorno per Tranquilli che colpisce il palo dopo che gli aveva apparecchiato la palla Domenici. Adesso pallone che arriva a Morganella, che con una semirovesciata riesce a insaccare in rete. Gol del 4-2. Pallone che viene rimesso in gioco. Lodi in possesso. Va da Morganella che riesce ad aprire per Scuteri a tu per tu con il portiere. 5-2 Chelsea. Arriva anche il gol di Scuteri nel finale. La battuta del calcio d'angolo c'è Lodi e arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. Il risultato dice 5-2 Chelsea. Grazie a tutti per averci seguito da Matteo Amici e Live Sport Academy.